Allora, i 5 minuti sono passati, penso che possiamo riprendere un po' questo nostro undicesimo incontro. Ricorderete, almeno quelli che hanno partecipato all'incontro, ricorderete che la volta scorsa la parte più importante, la parte preponderante, diciamo, del nostro incontro è stato dedicato, se vogliamo sintetizzarlo, a due parole: la parola sobrietà e poi, dicevamo, di conseguenza, la persona sobria vive ed è una persona di norma controcorrente, anzi, di questi tempi lo è sicuramente, lo è sicuramente. Ora, e l'altra volta dicevamo che l'essere controcorrente non può essere una posa, un modo che ci sono quelli che l'altra volta vi ricordavo un po' le frasi che normalmente accompagnano il modo di dire di quelli che si atteggiano a persone controcorrente. Vi ricordate un po', vi dicevo l'altra volta che queste persone in genere introducono il loro parlare come quando dicono: sono da tutti conosciuto come uno che va controcorrente, oppure il mio parere sarà certamente controcorrente, oppure in vita sono sempre stato controcorrente. Stanno quelli che l'essere controcorrente lo ha scelto come una posa, no? Come una posa. Diciamo invece che l'essere controcorrente seriamente, in maniera costruttiva, è frutto, può essere soltanto frutto di scelte che si radicano nel profondo, scelte motivate. Non si è controcorrente per decreto. Non si è controcorrente perché noi ci mettiamo sta medaglia al petto. E quindi vi dicevo che il vero essere controcorrente è frutto di scelte motivate, al punto, dicevamo anche l'altra volta, al punto che rinunziare a queste scelte per queste persone provoca un senso di frustrazione. Ma l'essere controcorrente non è, e di conseguenza, l'essere controcorrente non è mai o quasi mai comodo. Ecco, per dare concretezza stasera, perché con alcuni di voi, almeno due o tre di voi, mi sono risentito dopo l'incontro di 15 giorni fa e abbiamo ripreso un po' questo discorso. Si vede che c'era qualche passaggio che non convinceva troppo, o convinceva, ma aveva bisogno di qualche approfondimento. Io, piuttosto che fare approfondimenti, ritornando o ripetendo quanto già ho detto l'altra volta, per dare concretezza al passaggio dall'essere persone sobrie all'essere persone coerenti, e poi per confermare che l'essere coerenti, per confermare che l'essere coerenti non è comodo, o non è mai comodo, ho pensato di dare concretezza a questo passaggio attingendo da tre esperienze che personalmente ho fatto in questi giorni e dei quali probabilmente in questo, nei giorni passati, avrete sentito parlare. Sono esperienze che mi hanno messo direttamente o indirettamente a contatto con tre icone dell'essere controcorrente, tre esperienze dell'essere controcorrente. È ovvio, grazie a Dio, che ce ne sono davvero tante di queste persone. Infatti, ne presento tre, non vuol dire che sono gli unici o le uniche persone passanti. È vero comunque
che come ci sono tante persone serie e controcorrente che meritano attenzione da parte nostra, è vero anche che il nostro mondo è abitato da tanti imbecilli e li vediamo continuamente, no? Tanti imbecilli. Però è anche vero che il buon Dio non smette di mettere sulla nostra strada storie, persone, eventi che, se noi siamo delle persone attente, delle persone disponibili, possono aiutarci ad orientare la nostra vita, soprattutto se noi non le riteniamo come icone da appendere al muro o così da ricordare romanticamente, ma cerchiamo di prendere da loro qualche cosa che davvero può toccare, può interessare a noi. Cioè, diciamo così, nella nostra vita, nella nostra storia, non mancano gli indicatori di percorsi. Nella nostra vita non mancano quelli che il filosofo Martin Heidegger chiamava i segnavia. Basta saperli vedere, basta riconoscerli, imparare a riconoscerli, basta possibilmente anche imparare a seguirli. Ma torniamo ai tre riferimenti che ho voluto cogliere e che voglio riproporre in questo nostro incontro. Quali sono? Vi dicevo che mi riferisco a esperienze che ho fatto in questi ultimi giorni. Prima di tutto il giorno 19 di marzo. 19 marzo sono passati 30 anni da quando Don Peppe Diana è stato ucciso a Casal di Principe, prete di Aversa. Poi il giorno dopo, mercoledì, personalmente a Napoli ho incontrato tanti giovani studenti, tanti professori presso l'università per riflettere con loro sulla figura di Don Milani. Si sta celebrando anche un evento molto, diciamo, vicino, perché si sta celebrando in questo periodo, in questo anno, si sta celebrando il centesimo anniversario della sua nascita. Quindi Don Peppe Diana, Don Lorenzo Milani, e ieri, il 21 marzo, in televisione è stato più volte ricordato, era la giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia. È un evento che sapete tutti, è organizzato da Libera, quindi da una terza icona, Don Luigi Ciotti, il quale mi onoro di essere amico, che ho portato un paio di volte nella nostra ex parrocchia di Cerignola. Ecco, io tornando da Napoli, difatti in mattinata ero a Napoli, il pomeriggio però del giorno 20, ieri c'è stata giornata, ma il giorno precedente, il giorno 20, mercoledì sera, alle 5:30, in Santa Maria in Trastevere, c'è stato l'incontro di preghiera con i parenti delle vittime innocenti di mafia. Allora, ecco, questo volevo fare stasera. Vediamo un po' se riesco a trasmettervi qualcosa riguardante queste tre icone di persone che ci dicono concretamente cosa vuol dire, cosa può significare oggi l'essere e vivere controcorrente. Vorrei partire da una cosa. In genere si sente dire, o si legge, beato il popolo che non ha bisogno di eroi. La sentite, la sapete questa frase, no? Detta, ridetta, è così ripetuta che ormai è difficile capire chi è che l'ha detta veramente. Comunque, non è questo il nostro problema stasera. Però ecco, devo dirvi che è una frase che è suggestiva, ma a me convince poco, mi convince poco questa frase. Un popolo, un gruppo, una comunità, secondo me, ha bisogno di punti di riferimento che abbiano qualcosa di eroico, ma nel senso che abbiano la forza di incidere. In questo senso io uso la parola eroi, no? In questo senso.
di persone cioè che con la loro vita, con le loro parole, con le loro scelte, sanno dare una scossa, che non si lasciano trascinare dalla mediocrità. L'eroe chi è? È chi non si lascia trascinare dalla mediocrità e che quando si accorge di camminare su una strada che è la via della mediocrità, cerca di arrampicarsi da qualche parte per non farsi fagocitare, per non farsi, per non appiattirsi, insomma. Quindi, persone che attraverso parole e scelte significative hanno qualcosa da dire. Ecco, io penso, a differenza un po' di quel del significato di quella frase, io penso che ci sia bisogno di gente salmone, sapete, perché il salmone viaggia controcorrente. Mi ha fatto impressione qualche giorno fa, io vedo molto poco la televisione, devo dire la verità, e non ho da confessarmi questo peccato, per niente proprio, ma hanno fatto vedere la differenza tra il salmone, che è quello, diciamo, che va controcorrente, e quindi quello, chiamiamolo così, naturale, e i salmoni invece quelli coltivati. E vedevo come il salmone coltivato, quello col dito, schiacciava e si affondava il dito. Invece nel salmone, quello che va controcorrente, il dito non affonda, non affonda, perché è uno che insomma se la guadagna. La risalita si riguadagna il suo. Ecco, perciò ho detto, perciò la mia frase un po' strana, che c'è bisogno di gente salmone, ma di gente salmone non di, come si chiama, non quelli coltivati, insomma, no? Ma quelli che veramente vanno. Ecco, che sappiano dire parole non scontate, perché, ecco, io vorrei un pochino che la parola eroe la smontassimo un pochino, la avvicinassimo un poco di più alla vita nostra, a quella di ogni giorno, no? Quindi c'è bisogno di gente che sappia dire parole non scontate, che sappiano fare il loro lavoro, non quello chissà, campato in aria, no, il loro lavoro. Di papà, di mamma, di professore, di impiegato, qualsiasi cosa. Ecco, che lo sappiano fare in maniera credibile, in maniera competente, in maniera generosa. C'è bisogno di questa gente. Sono persone che devono necessariamente, che non devono necessariamente avere la ribalta dei media. Guardate, tanti imbecilli, ahimè, questa ribalta ce l'hanno, tanti imbecilli ce l'hanno. Questi eroi di cui sto parlando non hanno bisogno necessariamente di questo, ma sono persone che rendono, ecco qui, perché dico che c'è bisogno di questo, perché rendono più bello il nostro mondo, rendono più belli i nostri ambienti, più vivibili i nostri ambienti, rendono, scusate, più pulite le nostre strade. Perché dico questo? Ho finito di leggere da poco un libro bellissimo di uno spazzino, eh? Uno spazzino svizzero, svizzero. Si chiama Michel Simonet, Simonet sta scritto. E il titolo del libro si chiama Lo spazzino e la rosa. Bellissimo questo libro. È uno spazzino. No? È forte, è un padre di famiglia. La moglie voleva quattro figli, lui ne voleva tre, si sono accordati e ne hanno avuto sette. Bello, eh? Ne hanno avuto sette. Il libro è pubblicato dall'editore Anima Mundi e costa 15 euro. Io non prendo, non è pubblicità occulta. Lo dico chiaro chiaro, perché il libro mi è piaciuto. Questo a proposito, no, che ci sono eroi che rendono bello
il nostro ambiente, ma che rendono più pulite anche le nostre strade. Tra l'altro è simpatico perché lui dice che gli appunti per scrivere il libro li ha presi su un telefono che una delle sue figlie aveva buttato. Lui, in maniera scorta, ha imparato a scrivere lì sopra questo libro. Quindi di questi eroi abbiamo bisogno, per cui beato il popolo che questi eroi li sa conoscere, riconoscere e sa lasciarsi illuminare anche da loro. Quindi, ecco, nell'incontro di stasera, da una parte io vi propongo queste tre figure, dall'altra sto stimolando dentro di me, dentro di voi, proprio questo atteggiamento, questo occhio attento, questa ricerca, questo saperci guardare attorno per poter scoprire queste persone. E quindi vi dicevo, la prima persona, qui mi viene il bello perché io dovrei presentarvi, ma così accompagno, che per non avere davanti la mia faccia, accompagno, tento di accompagnare con qualche slide. Vi dicevo un po' che di Don Peppe Diana probabilmente avrete sentito parlare. Io ci tengo molto a questa figura. Ripeto, è stato ucciso 30 anni fa, il giorno del suo onomastico, prima di celebrare la messa. Ecco, perché ci tengo anche a questa figura? Perché Don Peppe è stato uno studente della facoltà a Napoli dove insegnavo. Ecco, avendolo saputo, un giornalista qualche giorno, una decina di giorni fa, 2 giorni fa, mi ha cercato. Dico la verità, io non so se l'ho deluso, non mi sembra però, perché gli ho detto che non ricordavo nessuna parola particolarmente significativa io di Don Peppe Diana. Ho insistito su questo, ma sapete perché? Guardate, ho insistito perché voglio far passare questo messaggio a me e a voi. Eroi non si nasce, non si è predestinati ad essere eroi, non si è predestinati e non c'è soprattutto nessuna scadenza oltre la quale si è destinati a passare in maniera insignificante, oltre la quale, ripeto, si diventa insignificanti. Sono certo, invece, che di Don Diana, un uomo e un prete controcorrente, sia stata la sua passione per le cose che faceva e in cui credeva a farcelo ricordare oggi, a 30 anni dalla sua uccisione. Ecco, questa passione coltivata nella ordinarietà del suo essere prete in una delle nostre parrocchie ne ha fatto uno nel nome del quale ancora oggi tanti coltivano amore per una vita vissuta in pienezza e controcorrente. Sapete che sono tantissime. Proprio nei giorni scorsi a Castel di Principe sono riuniti migliaia di scout, perché lui era un capo scout, sono riuniti migliaia di scout proprio per ricordarlo. Ma c'è stato tutto un sapete che quando fu ucciso, la camorra mise subito in atto una serie di fake news, diciamo oggi noi, dicendolo che era stato ucciso per motivi passionali, era stato ucciso, poi visto che questo non funzionò perché fu subito sbugiardato, invece che se la faceva con alcuni malavitosi, alcuni casalesi, insomma, c'è stato un po' tutto questo tentativo. Per fortuna poi i processi che si sono succeduti hanno dimostrato il contrario. Ecco, quello però che volevo sottolineare è questo. È partito dalla mia esperienza. Io non ricordo niente di questo giovane, eppure risulta che è stato nella come qui niente di particolare. Quello però che
A ne ha fatto quest'uomo, ripeto, qui non c'è data di scadenza per cominciare questo percorso dell'essere sobri, controcorrente e tutto quello che ci siamo detti in questa fase dei nostri incontri. E poi, niente, è proprio questa passione coltivata nella ordinarietà a farcelo oggi ricordare. L'altra figura è quella di Don Lorenzo Milani. Penso anche voi abbiate sentito parlare di Don Lorenzo Milani. Molto spesso, purtroppo, viene ricordato soltanto per il fatto, diciamo, pedagogico, per la stranezza, tra virgolette, la originalità della sua esperienza scolastica. Sarebbe interessante, veramente interessante, leggere il percorso della sua vita. Lui ha sofferto molto, lui di origine ebraica, fu battezzato diciamo, per interesse. I genitori battezzarono i loro figli per farli sfuggire alle leggi razziste, 1933. Però diciamo che battezzato per convenienza, poi divenne credente per convinzione. E quello che colpisce nella sua vita è proprio l'essere andato controcorrente, tanto che le prime grandi sofferenze lui le ha avute proprio dalla Chiesa di Firenze, in particolare dal suo vescovo, tale Ermenegildo Florit, nei confronti del quale Lorenzo Milani ebbe delle parole anche molto dure. Perché io voglio ricordare? Intanto, ripeto, molto spesso viene ricordato per il fatto scolastico. Io ieri proprio dicevo lì al Napoli, l'altro ieri a Napoli, che a mio parere è un caso assolutamente non facilmente replicabile. E questo ha gettato nello sconforto qualcuno. E poi soprattutto, cioè, non è un esempio pedagogico facile da seguire. Perché? Ma per un motivo molto semplice, perché non è la sua scuola, la sua vita non era una questione di tecniche, no? Questa è Barbiana. Questo fu mandato per punizione, fu mandato in questo luogo sperduto. Ricordo quando eravamo giovani in parrocchia, ho mandato un gruppetto lì a Barbiana, nell'anno in cui non si faceva la vacanza comunitaria e si andava facendo le varie esperienze nei vari posti. Un gruppetto lo mandai allora a Barbiana. Ricordo bene che ci andò sicuramente Giulio Frate Pietro con altri tre o quattro. Bene, lui fu mandato in questo posto dove c'era la chiesa. E 130 persone. Qui fu mandato lui. Addirittura dice in un certo momento che questa cosa, questo fatto di essere mandato lì, il fatto che tutti gli rinfacciavano, compreso la mamma e il suo padre spirituale, che era stato mandato lì per punizione, lui dice: questo mi ha gettato nella depressione. Per 3 giorni ho pensato al suicidio, dice lui. Però poi aggiunge in un'altra volta: sono stati proprio i miei ragazzi e le loro famiglie a farmi sfuggire dalla depressione. Ma a parte questo, perché io dico Don Milani ha un senso, è un eroe, è uno controcorrente oggi? Non per quanto mi riguarda, per il fatto pedagogico, no, ma per la spiritualità che gli ha permesso di fare questo. Qual è la spiritualità del prete di Firenze, Fiorentino? Una spiritualità che gli ha permesso di attraversare la cultura borghese, perché lui veniva da una famiglia borghese e contestò la sua famiglia senza però allontanarsene. Senza allontanarsene. La mamma alla fine, lui è morto di tumore nel 68, la mamma continuò ad assisterlo, la sorella Elena gli dava un sacco di soldi perché era ricca, e il marito per le sue scuole, il fratello si chiamava, boh, non ricordo adesso il nome del fratello, Adolfo. Il fratello era medico pediatra e andava
spesso per visitare i ragazzi. Ecco, però è la sua spiritualità quella che ne ha fatto e ne fa un eroe. Ripeto, una spiritualità che gli permette di attraversare la cultura borghese prevalente senza farsene contagiare. Gli permette di rifiutare la visione pietista della vita cristiana e nello stesso tempo però rimanere nella Chiesa. Questa è la spiritualità dell'essere controcorrente seriamente, mettendo però sempre in guardia la Chiesa, talvolta con modi bruschi, con parole poco accomodanti, dalla tentazione, diceva lui, di spogliarsi della sua componente più essenziale, cioè la povera gente. E lui dice questo, sentite, io insegno ai miei ragazzi soltanto a difendersi, a non lasciarsi calpestare, a guadagnarsi la loro libertà. Non mi pare che questo sia insegnare l'odio. E se qualche volta, dice lui, mi scappa una parola un po' forte, mi pare che essa diventi significante vista nel contesto di tutto quello che io faccio e che io insegno. L'ultima cosa, quindi parlare di ordinarietà nel suo caso, è un po' azzardato, però parlare di passione in caso di Don Milani è poco. Bella questa espressione, se la leggete, la scuola ha un problema solo, i ragazzi che perde. Straordinario questo. Lui questo ha cercato di fare. Poi, terzo, e andiamo verso la fine. Per quanto mi riguarda, la terza, diciamo, realtà controcorrente, la terza realtà controcorrente è proprio quella che è stata vissuta ieri qui a Roma, ma in tantissime altre città dell'Italia e della memoria delle vittime di mafia. Ecco, aver pregato con i familiari delle vittime l'altra sera in Trastevere. È sempre stata, ma l'altra sera in particolare, un'esperienza molto intensa. Come sapete, in questo momento di preghiera sono stati letti, ricordati, i 1081 nomi di persone, uomini, donne e bambini. E tenete presente, diceva Don Ciotti l'altra sera, dell'80% di questi non si sa chi li ha uccisi. Tra i nomi c'erano quelli molto noti, Borsellino, tutti quelli che sono stati uccisi, no? C'era anche il bambino, visto che qualcuno è collegato da Cassano, c'era anche il Cocò, il bambino che fu ucciso, arso, a Cassano e che io stesso ho avuto l'avventura di andare a vedere e a riconoscere quella mattina di domenica. Ricordo che pioveva. Ecco, chi come Don Ciotti e tanti come lui non si rassegnano, cosa fanno? Cosa fanno? Cioè, queste persone controcorrente, questa realtà controcorrente che attualmente vengono un po' parecchio snobbati. Ecco, tante persone come lui non si rassegnano, fanno da contrappeso a tanti teatranti che affollano i palcoscenici della nostra politica e delle nostre realtà. Ecco, io se dovessi un po' chiudere e concludere questo nostro incontro, direi che la passione per quello che si ha, la passione per quello che si fa è il carburante nella vita e per la vita di queste persone. Chi è spinto a vivere controcorrente, chi è spinto a vivere controcorrente, evidentemente dalla propria passione merita tutta quanta la nostra attenzione. Ecco, io chiuderei questo. Ciao Silvia, ti vedo, sei arrivata.
Chiuderei un po' questo nostro incontro, ripeto, che ha avuto come fulcro il collegamento alle due parole sobrietà e soprattutto controcorrente, e ho voluto proporvi queste tre icone di persone o anche di eventi controcorrente che io personalmente ho potuto, con i quali ho avuto a che fare in questi ultimi giorni. Allora abbiamo qualche minuto per chi vuole, ripeto, dirci qualcosa, intervenire, aggiungere soprattutto, chiedere qualche spiegazione, qualche elemento in più. Chiederti una cosa io, sono Domenico Marino. Dimmi. Tu dicevi di Don Lorenzo Milani che non è pedagogicamente ripetibile. Volevo chiederti un po' di più su questo, perché io da uomo di scuola, negli ultimi tempi, mi sto richiamando molto spesso a Don Lorenzo Milani, perché stiamo affrontando con un gruppo, per fortuna, di colleghi, molte storie di ragazzi che sarebbero, secondo tanti miei colleghi, da lasciare perché non, secondo loro sarebbero mele marce che rischiano di rovinare anche quelle poche buone che esistono. E quindi mi sto chiamando molto a Don Lorenzo Milani, soprattutto a quella sua frase, quando dice che la scuola che non cura i ragazzi difficili è un ospedale che cura i buoni, i sani e abbandona i malati. E quindi le tue parole, che non è pedagogicamente ripetibile, in parte ho capito forse quello che vuoi dire, però vorrei che mi approfondissi questo Sì, punto, no. se possibile. Sì, no, mi rendo conto perché io pure lì a Napoli, mi rendo conto che la maggior parte erano i professori di scienze umanistiche, scienze umane e anche così mi pare, sì, di scienze politiche. E in effetti quando dissi quella frase, che non è pedagogicamente replicabile, e Replica. dissi che non è un exemplum replicabile ed è pedagogicamente, no? In effetti ci fu un po' di sommovimento, no? Ed è giusto che sia così. Io sono contento che sia questo, perché volevo insistere su una cosa: cioè, lì l'esperienza di Don Milani non è questione di andare ad applicare un metodo. Non so se siete d'accordo, Domenico, no? Quello non è un metodo, perché fare scuola in quella maniera, 365 giorni all'anno, senza intervallo, buttando i ragazzi, mandandoli a Londra a imparare lingue senza che sapessero niente, cioè oggettivamente è qualcosa che soltanto uno mezzo pazzo, passi la parola, può fare, no? Uno che veramente. Però ecco quel mezzo pazzo che è la passione e anche le circostanze che lo permettano. Cioè quello che voglio dire io, attenzione, se vogliamo intitolare le scuole a Don Milani, mi piace pure, è tutto molto bello, però attenzione a non pensare che quello sia semplicemente un metodo, è invece semplicemente, se vogliamo, l'applicazione, cioè la messa in opera di una passione, di una passione. Cioè se non c'è passione, quelle cose, domani che io penso, non si possono fare. Quel modo di fare non si può, cioè uno non regge fisicamente, non regge psicologicamente, soprattutto quando poi, sapete che ancora oggi esistono alcuni i quali si sentono autorizzati a criticare, ad addossare a Don Milani l'accusa di aver inserito la parola inclusività nella scuola. Va bene? Cioè c'è gente che ancora oggi accusa Don Milani di aver inserito questa bruttissima parola inclusione, inclusività nel vocabolario della scuola. Per lui era invece l'unica e la prima parola che valeva la pena di utilizzare. Ecco, quindi la frase io capisco, no? Il senso dello sconcerto che può dare, però ecco, la giustifico, l'ho giustificata prima, dicendo attenzione però che quel fatto, quella cosa, la possono fare solo
professori o professoresse o comunque educatori che hanno passione. Guardate, è la stessa cosa dei preti. È la stessa cosa dei preti. Non ci meravigliamo. La stessa cosa nella Chiesa. Sta bene. E senza voler necessariamente santificare o beatificare Tizio, Caio o Sempronio, in genere il modello di approccio che abbiamo alle cose, alle storie, alle persone, ai volti, dipende dalla passione che uno ci mette dentro. Però attenzione, questa passione non ci viene data, questa è un'altra cosa che forse l'ho detto già prima, questa passione non ci viene data come un cromosoma alla nascita. No, si costruisce momento per momento. Ad un certo punto uno si può trovare ad essere della linea di Don Ciotti, Don Milani, Don Peppe Diana, di tante persone, no? Don Pino Puglisi, per citare i preti, ma ci sono tantissimi laici e laiche che hanno fatto questa cosa, bellissimo questo, anzi sono sicuramente molti di più. Molte volte è la passione che un poco alla volta, ti porta ad incontrare gente, a capire, a ricevere da queste persone questa forza nuova, questa forza diversa. Questo volevo dire. Salvatore, dicevi? No, no, è chiarissimo quello che hai detto. E in effetti lo hai specificato certamente in modo più approfondito. La richiesta di Domenico è stata provvidenziale in questo senso, perché è passato abbastanza velocemente su questo punto. Quindi devo dire, anch'io ero rimasto un attimo, non dico perplesso, ma non mi era chiaro il senso profondo. Quindi in sostanza non è la modalità applicativa, non è quel metodo preso e scimmiottando per No. portarlo a. Ma è, come dire, il motivo che ti induce ad appassionarti al lavoro. Certo che questo però nel nostro contesto è oggettivamente abbastanza difficile, perché si scontra con un sistema, quello scolastico, che al di là delle parole che vengono dette, ahimè, non ti dà gli strumenti, purtroppo, per perseguire quel tipo di discorso. Ma questo è un discorso un po' più complicato, che non posso Ma parlare di penso questo. La penso, avendo parlato con tante persone, ma anche che voi conoscete, io penso che la grande frustrazione questa che purtroppo molti vivono, no? Che vorrebbero fare queste cose, ma per fare questa roba Don Milani lo poteva fare perché era solo contro tutti. Stavano là, quella povera gente, l'unica cosa che aveva da fare era quella, no? E quindi lui poi li andava a prendere a casa se non venivano e trattava male il padre e la madre quando li mandavano a scuola e volevano invece andare nella campagna. Però lui lo poteva fare. Allora, quando parlo di non replicabilità, mi riferisco alla forza che questa persona ha avuto e quindi alla capacità, alla possibilità anche di arrivare fino a quel punto. Certo. Questo volevo dire. Ok. Bene. Allora, grazie a tutti quanti voi. Ci vediamo allora il 12 di aprile.